Era l'obiettivo minimo, credo, insomma. Hanno provato a fare questa mossa disperata di metri, ma hanno fatto tutti i giocatori. Anzi, i complimenti vanno a loro e il ringraziamento mio va a loro, perché sono stati disponibilissimi, si sono applicati tantissimo. Ho cercato di portare un pochino di serenità, un pochino di entusiasmo e molta voglia di combattere, tanto coraggio. E io credo che in 4 giorni questi ragazzi abbiano fatto stasera il massimo. A questo punto una squadra vale l'altra, c'è la squadra con più qualità tecnica, c'è la squadra con più carisma, giocatori anziani, c'è la squadra più sgorbutica, c'è Toccati il Perugia, è una delle squadre che è ai playoff, sicuramente un'ottima squadra perché è arrivata a questo punto, ma noi con grande umiltà e grande rispetto, ma non dobbiamo temere nessuno, sappiamo di essere un'ottima squadra, credo che nessuna ci sia superiore, poi ogni partita è una storia a sé, sarà sicuramente complicato, abbiamo un risultato solo, ma questo potrebbe essere anche un vantaggio. Lei ieri ha detto più volte, no, che giocare col 4-2-3-1, col 4-4-2 cambia poco, e oggi ne ha dato la dimostrazione, nel senso che è partito con un modulo, poi è cambiato, ha rivisitato un po' la squadra e gli ha dato quello che si aspettava? Assolutamente sì, no, ma io dico questo perché non era facile oggi, perché se un calciatore ti conosce, sa quello che vuoi, sicuramente se tu cambi modulo i concetti sono solo quelli. A distanza di 3 giorni, 4 giorni di allenamento non è facilissimo. In quel momento avevo l'esigenza e il bisogno di mettere un centrocampista in più, perché è entrato Galabino, ci stava dando qualche fastidio, e ho abbassato Zuparic, che fisicamente di testa è forte, gli ho chiesto di giocargli davanti con le due mezze ali e i ragazzi sono stati splendidi.